Introduciamo subito Elisa e Federica di Riso Almo in questa serata che è il simbolo della sinergia tra il Novara Calcio e i suoi partner commerciali innanzitutto. Buonasera. 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 Le impressioni su questo luogo magico, possiamo dire che è diventato il nuovo punto di riferimento settimanale del Novara? Beh, è un luogo bellissimo dove l'organizzazione è veramente molto perfetta e adesso sono qualche serata che abbiamo cominciato a partecipare e devo dire che è veramente un luogo fantastico. A Federica chiediamo una breve panoramica arrivando almeno al secondo piatto sul menù della serata. Allora, vabbè, il menù della serata, ottimo come sempre, selezione perfetta, materie prime di qualità. Abbiamo iniziato con un antipasto di focaccia di riso nero con l'umbetto stagionato di Toscana. Il piatto principale della serata è un primo piatto speciale cucinato con il nostro riso Carnaroli Almo, che è di ottima qualità. Infatti invito tutti a provarlo. In questa serata l'hanno fatto con zucca e mantecato con formaggio di alpeggio e poi ci sarà tutta una degustazione di formaggi e di vini al seguito. Giusto per fare chiarezza e per mettere alla prova, laddove necessario, la vostra competenza in quanto a vini, come lo innaffiamo un risotto così buono? È scarsa la mia competenza in quanto a vini. Passiamo dalla scarsa alla... Scarsissima. Perfetto, insomma io vorrei... fate un po'... Però so che hanno preparato una degustazione di tre vini particolari che... Per fortuna c'è qualcuno che se ne intende più sì, di noi. Meno male, sì, sì, decisamente, okay. Decisamente. Cercando di tornare ad essere seri, perché l'argomento naturalmente lo richiede, Riso Almo è una garanzia, non solamente in quanto alla qualità del riso, ma anche in quanto alla fedeltà nei confronti dei nostri colori. La vita e il calcio sono fatti da periodi belli, periodi meno belli, la costante è che Riso Almo c'è stata e ci sarà sempre. Sì, c'è stato, abbiamo cominciato questa avventura... quando 4 anni fa e devo dire vabbè abbiamo vissuto momenti indimenticabili perché per una città come Novara è stato fantastico e noi siamo sempre stati presenti sia quando il Novara era in A che quando era in B e anche quest'anno abbiamo voluto comunque crederci perché il Novara è il Novara e la nostra città è sempre la nostra città, quindi forza Novara sempre. Il giocatore che vi ha già fatto innamorare almeno calcisticamente parlando? Vabbè, Rigoni e... Non è un calciatore però, purtroppo vi do questa notizia però. No, ma lui ci ha fatto vivere questo grande sogno, come tutti sanno. Invece della rosa attuale c'è già qualcuno che vi esalta particolarmente? Gustavo.